Altre tematiche dell'ENEA, l'Ente Nazionale Energie Alternative, in base alla ventosità della zona, di circa 880.000 kilowatt annui di energia elettrica, che si traducono in circa 264.000 euro ad all'anno. Ma perché ne assessore? Io voi state installando, fate vedere il progetto, cioè queste cose tu ci portate in relazione tecnica. Perché ti immagini che qualcuno di uscire 40.000, aspetta, sono numeri quelli che stai dando, per il semplice motivo. Numero A nel progetto che viene ritenuto esecutivo definitivo, così c'è scritto. Se vai a vedere, ma sai, quello che so io dell'esecutivo, anche la fogliolina devi sapere a che punto sta. Allora, là non c'è scritto dove mettiamo le pareti. C'è scritto solamente mini eolico, che significa tutte notizie. Allora, vogliamo sapere quante pale eoliche vengono inserite. Da relazione tecnica, siccome una pale eolica o una mini pale eolica, si sa bene dal punto di vista della produzione quando viene prodotto, noi vogliamo sapere a chi lo viene affidato questo compito, al comune che gestisce le pale eoliche o a società esperta esterna che lo viene a gestire e poi dà una percentuale al comune, e cioè sono cose abbastanza pesanti. Ma io penso, egregio consigliere Maiurano, penso che sia opportuno per ognuno di noi fare un po' di esercizio di umiltà, perché tutti abbiamo studiato, io non l'ho detto vada a studiare, lei non mi dice vada a studiare, io non sono un ingegnere, io non sono un ingegnere, mi ha detto che di tecnico, ma parte da ingegnere. Ognuno studia, ma non è scritto un progetto esecutivo definito. Per quanto riguarda la villa, non è stata fatta nessuna gara di appalto, è stato fatto un verbale di constatazione dei lavori da fare per ripristinare la villa comunale, ma questo sono atti del comune, andate a vedere. È stato fatto questo, anzi, prima ancora che questa amministrazione si insediava, e il valore è uscito circa 11.000 euro. A onore del vero, Antonella Spagnoletti, quando era vice sindaco, contattò l'architetto del prete, che è responsabile tecnico dell'impresa che è di progetto 87, che ha realizzato l'opera. E è stata fatta una proposta proprio per risolvere la gestione subito, bonariamente, noi le cose le sappiamo, però diciamo alla cittadinanza, bonariamente, è stato per risolvere bonariamente questa questione, nel quale si diceva che il comune tutt'al più avrebbe compartecipato per 2, massimo 3.000 euro, invece la controparte, per il progetto, pretendeva 5.000 euro, anche all'epoca a tutta la maggioranza non eravamo d'accordo, perché il comune ha tutti tutt'altro impiegato, perché si deve gravare anche per poco di 2.000 euro e farli gravare sui cittadini. Abbiamo, quando poi c'è stato il cambiamento di giunta, io a settembre sono andato ai lavori pubblici, è stato diffidato formalmente la del progetto a recarsi al comune di Lusco per vedere di risolvere bonariamente la questione, altrimenti sarebbero radite le vie legali. È ritornato l'architetto del prete e ha fatto di nuovo la proposta, mi date 5.000 o 6.000 euro, non se ne faccio nulla, abbiamo atteso 4-5 mesi e abbiamo contattato un legale, prima di tutto l'onorario per l'intero processo è di 3.100 euro, mi sembra di più 4.000 euro, diciamo le cose come stanno. Una volta c'è stata pagata. È stato un anticipo di 1.000 euro, tutto. Ma difendiamo i diritti del comune, di 6-7 mesi fa il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi ha condannato un'impresa di quelle zone che ha realizzato un'opera pubblica come è stata realizzata questa qua e l'ha condannata per non corretta, per non averla eseguita regolarmente. Può darsi pure che perderemo la causa, in quel caso avete ragione voi. Noi abbiamo fatto questo per tutelare gli interessi dei lucani e per far capire che su questo paese le opere pubbliche devono essere fatte come Cristo comanda. Con il
difendendo i diritti della comunità. Più che altro di questo. Allora, stati fatti nella vita comunale che io ho verificato perché sono un passeggiatore, sono in pensione. Allora non si potevano fare, una volta si usava il termine regolata, cioè non si potevano assolutamente fare regolata, cioè noi abbiamo sfruttato una villa di mattoni. Allora, visto che noi abbiamo incardinato un giudizio presso il Tribunale del Sant'Angelo di Lombardia, abbiamo chiesto la CTU, io le dico, faccio fare la ora regolata a spese del Comune, e sottolineo a spese del Comune, dopo che il Comune ha speso un sacco di soldi per fare le opere pubbliche che fanno schifo, diciamo le cose come stanno, perché a fare demagogia è facile, è facilissimo. Quindi è stato chiesto, ma la consulenza tecnica d'ufficio deve essere nominata dal Tribunale, nel momento in cui noi facevamo i lavori a regolare, mi dice lei il CTU che veniva a verificare qua, me lo dice lei. Cioè allora se io ben capito, perché poi io non me lo so, è normale, quando non so io accetto di non sapere, capito? Allora possiamo andare, mi trovo completamente ignorante, mi pongo questo problema. Allora sono stati gli operai che hanno lavorato bene in maniera indefessa, una squadra operaia, io ho visto fare questo lavoro. Dico, se mi confermate che hanno fatto loro sul vostro input, sul nostro input, e fammi finire. Vabbè, l'assessore mi dice così, e io me ne vado a casa con te. Cioè, allora gli operai dovevano smontare dei cubetti in prossimità della zona attigua al campetto e andarla a mettere a sostituzione dei cubetti che non si sono trovati più, perché o rotti o non hanno fatto nulla, sono stati recuperati i cubetti che sono stati buttati a palle, non hanno rotto i cubetti, non hanno montato i cubetti davanti al campetto. Ma allora, Franco, me lo permetto, ricordi che questa faccenda, casualmente, questa faccenda ce ne siamo occupati io e te in presenza della segretaria comunale e dell'avvocato che abbiamo scelto per difenderci. Nel momento in cui noi abbiamo affidato l'incarico all'avvocato, l'avvocato, io ripeto quanto hai detto tu, ci ha pregato affinché non venissero fatti a regola d'arte per la ragione che hai detto tu. Nel momento in cui sono stati realizzati e io mi sono fatta una passeggiata in villa come te la sei fatta tu, ho detto maledizione, ma perché li hanno fatti così bene? Hanno fatto sì, li hanno fatti. Capito. Ma ci siamo capiti o no? Che non sono ci venivano contestati. Allora, penso in questo punto già. Allora, siccome vorrei solo ricordare a tutti che la cosiddetta sistemazione di queste due ville, che è una fotografia, non è un giudizio, è costata all'incirca 1 milione di euro. E stiamo discutendo oggi di una villa che abbiamo trovato in queste condizioni. E mi fermo qua. Favorevoli a questo punto? Contrari? Contrari? Siete tre. Siamo da qua, Enzo. Contrario. Io direi, se siamo d'accordo, rapidamente il bilancio, così poi ci fermiamo. Alfonso, sono altri tre punti dopo, altro che ci stanno i regolamenti, variazioni. Alfonso, io chiamo il gruppo del gruppo più numeroso. Adesso no. Mi sono impegnato in questo consiglio comunale a demuovere
gettone di presenza che devo prendere. Ah, la prologo, giustamente la prologo dice, e qui i soldi, quando c'è presenza? Guarda che lo fa, così, ti fanno una cartolina, lo vedremo. Immediatamente, ma non c'è una cartolina. Ma non c'è una cartolina. No, la mediata sei potesco, mediata sei subito, la mediata sei subito. Agosti ti aspetto? Agosti ti aspettiamo? Siamo tutti con te. Scusate, avete giocato anche con il mediata? Allora, il mediata è il mediata? Io, il mediata è il visitatore, favorevoli? Anche il consigliere va aiutato questa tarea. Ah, siccome ci sono altri punti, sicuramente la discussione prosegue, facciamo il bilancio, facciamo il bilancio. Non è che spetta questi 5 cifra mezzo,